Eccoci qua ritrovati ragazzi, partiamo immediatamente col VGC 2016 che tanto era stato discusso nei giorni precedenti. Da ieri si può giocare all'interno della lotta punteggio in speciale, altrimenti troverete solamente con la normale procedura delle lotte in VGC 2015, per chi ne avesse ancora voglia, io no. Quindi procediamo col VGC 2016, questo è il mio team. Ho 1529 punti, 4 lotte affrontate, 3 vittorie, 1 sconfitta, e pure male, brutta. Non pensiamoci più, di conseguenza andiamo a sfidare... No, Aaron, ti prego, no, Aaron, no, no, Aaron, no, no, ho perso. Perché, Aaron? Mister Mime, vabbè, ma Aaron, perché? Perché mi vogliono male i miei avversari, perché? Perché, perché Aaron ci apre in due, questo ci costringe... a mettere Amungus con Spora davanti anche... No, ma neanche, perché lui c'era i quasi Mr. Mime che potrebbe fare il raggiro. Quindi siamo messi di un male cane. Aaron ci asfalta il team. È terribile. Però possiamo fare privazione, quindi eliminando lo strumento con Shizor che ha privazione ad Aaron. Esatto, sì. Allora sì. Allora mettiamo Kangaskhan. Dietro ci mettiamo... Cresselia per fare distorto. No, 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 no. È vero, sono più veloci, però Amungus, Aaron e poi mia ostica agisce di burla, quindi... Dunque, allora, Shizor e Kangaskhan che possono fare male. Dietro ci mettiamo... Vabbè, Cresselia ce la mettiamo lo stesso. Esatto, sì. Ok, partiamo con Shizor e il buon Kangaskhan per fare il bruciapelo. Vai, si parte, questa è una bella partita, dei Pokémon interessanti comunque. Aaron, Aaron, Aaron. Allora lui potrebbe fare anticipo predictando un bruciapelo. Allora non so precisamente chi mega evolvere, però visto che Shizor funziona bene anche da solo, mega evolverei Kangaskhan, che è la cosa più ovvia. Allora facciamo privazione. Anzi no, ma facciamo semplice, no? Facciamo danza spada con Shizor e facciamo ritorno con Kangaskhan su Aaron. Ritorno. Ma si può anche fare, dai. Ci proviamo? Magari si protegge, però chi lo sa? Andiamo a vedere. Rimaniamo comunque più veloci perché Aaron è a livello 1. Aaron viene ritirato dalla lotta perché l'avversario mette in campo Amungus. Amungus che probabilmente ha il Bitorzolelmo. Però noi abbiamo fatto ritorno. Quindi Amungus si becca un quantitativo di danni abbastanza buono. Mioastic non ha agito di burla. Questa è una notizia abbastanza negativa per me, perché forse arriva qualcosa di peggio. Amungus tiene il Bitorzolelmo. E Shizor va di danza spada. Oddio, che succede adesso? Ok, ha distorto zona. Però noi possiamo colpire Amungus con pugno scarica e metterlo KO. Però lui potrebbe fare anticipo. C'è sempre quel problema. Mioastic che ha distorto zona. Questa è bella. Fatemi pensare. Allora, penso che o protezione o spora. Non... Ricapitoliamo. Dietro noi abbiamo Cresselia e Kyogre, anche per fare un promemoria a me. Quindi facciamo pugno scarica, facciamo privazione su Mioastic e ritorno. Oh cazzo, non posso più cambiare, porca... No, è troppo... Viene ritirato Mioastic. Vabbè, noi prenderemo il danno del Bitorzolelmo, ma lo avremo preso anche con Shizor. Amungus si protegge, noi facciamo... Ah, bene, benissimo! Privazione su Rayquaza, che gli fa un quantitativo di danni assolutamente eccellente.
mentre il ritorno fallisce. Rayquaza immagino che sia più veloce, quindi più lento di entrambi i miei Pokémon, perché il mio Kangaskhan è Adamant, è deciso, con la velocità al massimo. Dipende se quella Rayquaza è deciso anche lui. Vabbè, noi andiamo sul sicuro, facciamo pugno scarica. E non possiamo fare sbigo attacco, non mi voglio sbagliare. Facciamo pugno scarica su Amoongus. Sbigo attacco, non lo posso, mannaggia al caso, non lo posso usare, ai 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 ai. E facciamo ritorno. Lui ha ritirato dalla lotta il suo Amoongus per rimettere in campo Miaostic. Lui si mega evolve in Mega Rayquaza, però io ho sbagliato la mossa. No, che brutta cosa che ho fatto. Dovevo usare pugno scarica su Rayquaza. Era più, insomma, era meglio, ecco. E infatti pugno scarica va a colpire Miaostic. Gli facciamo danni ingenti, perché siamo chiaramente a più 2. Ma non c'era bisogno, Scizor è più lento, l'ho detto anche io prima, ma perché non ci penso? È vero, Kangaskhan va all'altro mondo per colpa mia, perché me la sarei potuta giocare meglio. Infatti dovevo fare pugno scarica su Rayquaza, che era la minaccia impellente. A sto punto, io opto per l'ascesa in campo di Kyogre, perché posso fare pugno scarica su Rayquaza, malgrado rischiando un anticipo. Ma non c'è più bisogno, è vero, non c'è bisogno. Dentro. Beh, anche Cresselia non è un'idea malvagia, Mettiamo Kyogre. Ormai l'ho fatto, ma comunque penso che possa essere una decisione giusta. Eliminiamo la corrente che ha messo Mega Rayquaza. E mettiamo la, come la chiamo io, la super pioggia di Kyogre. Ovvero il mare primordiale. Benissimo. È scoppiato un acquazzone tremendo. Ok, ora non mi devo sbagliare. Posso fare privazione su Miaostic. Posso agire comunque di priorità. Alla fine è conveniente, li ammazzo entrambi. E primo Pulsar. Vai! Che tanto Kyogre la regge. Scizor va di pugno scarica. E Rayquaza viene messo KO. Si dice Rayquaza, però dai, Rayquaza è più, insomma, no, Bullo, è una cosa terribile, Bullo, no. Va bene, Kyogre viene confuso, si è raddoppiato l'attacco, però è un muro fisico, quindi i colpi che si autoinfligge dovrebbe reggerli abbastanza bene, ma non accade, perché Kyogre riesce a fare la sua mossa e a fare primo Pulsar, Origin Pulse in inglese, sull'avversario Miaostic. Miaostico. Il nostro avversario ci fa attendere qualche secondo. Rimette in campo Amoongus. E mette in campo anche Aaron. Quindi agiamo immediatamente. Però siamo sotto la distortion zone. Quindi dobbiamo pazientare ancora un po'. E niente. Forse dovevo rimettere Cresselia per fare distorto zona ancora una volta. Però lui si sarebbe protetto. Quindi non mi ricordavo che avesse due Pokémon. È vero, Aaron non gliel'ho mandato KO perché lui lo ha ritirato. A questo punto noi ci proteggiamo con entrambi. Facciamo protezione con Scizor e protezione assolutamente con Kyogre. Per fare in modo che l'ultimo turno della distorto zona sarà questo. Perché purtroppo non... Oddio Kyogre, protezione. Ok, non mi ricordo se era questo, ormai l'ho fatto. Dovrei stare più attento, questo anche che mi fa ogni tanto perdere le partite. Spora e vanno via. La dimensione distorta è andata. A questo punto noi possiamo fare privazione su Aaron e gelo raggio su Amoongus.
No, giallo raggio. Sì, giallo raggio, dovrebbe asfaltarlo, eh. È troppo rischioso fare su uno solo. Di conseguenza, attacchiamo entrambi. Kyogre non è più confuso e va di giallo raggio. Buono. Giallo raggio con un crit. Ah, ok. Mette KO a Mungus, mentre io con privazione vado a stendere Aron. Anzi, gli rimane un punto vita, certamente, per mezzo del vigore, però gli elimino il succo di bacca. Lui fa rimonta, a noi rimane un punto salute, però l'avversario ha sbagliato strumento, perché ad Aron si dovrebbe assegnare Conchinella. Comunque, a questo punto noi agiamo di priorità con pugno scarica per mezzo del nostro coleotterone Scizor e andiamo safe di giallo raggio su Aron, però il nostro avversario è bastardo e si protegge. In questo modo ci fa perdere un turno, però comunque la vittoria rimane a noi perché chiaramente lui con un Pokémon come Aron a livello 1, in questo caso senza la distorto zona, non può fare assolutamente nulla e noi attacchiamo di nuovo, ma sono abbastanza sicuro che fuggirà. Infatti la lotta finisce per abbandono. Noi ci aggiudichiamo questo primo match, questo secondo match che vi porto sul canale dopo il primo un po' pazzo, andiamo a salvare la lotta. Chiaramente ci sono tanti avversari che hanno perso, sanno di avere già perso, ti stallano un turno e poi fuggono. Non è il primo che mi capita, ma non è esattamente la cosa più corretta. Lo fanno chiaramente per vendicarsi. Immagino che sia capitato tante volte anche a voi. Io vi do appuntamento ad un altro video con VGC. Non so cosa vi porterò perché sono impegnato a causa degli esami universitari. Perciò il prossimo video sarà un'autentica sorpresa. Buona giornata a tutti, ragazzi!